Questo report, che ritengo particolarmente importante e anche particolarmente significativo anche per le politiche di sviluppo che noi vogliamo dare a questo Paese. Si parte, come diceva adesso il Presidente De Bernardinis, da dei dati. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, in leggero aumento, un 5%, anche se di rifiuti speciali prevalentemente non pericolosi. Questo, guardandolo ovviamente in positivo, significa che c'è stata nel nostro Paese una, seppur leggera, una crescita nell'ambito della produzione. Ma significa anche, dal punto di vista ambientale, che con un aumento dei rifiuti c'è ovviamente si consumano ancora molte risorse, troppe probabilmente risorse, perché è ovvio che la produzione dei rifiuti è un indicatore che ti sta a significare un impoverimento delle risorse naturali e una stretta correlazione fra la quantità dei rifiuti che sono stati prodotti e si producono e una perdita delle risorse naturali. Questo secondo me è dovuto ancora dal fatto che non siamo ancora entrati nell'ambito dell'economia circolare, siamo ancora in una fase di interregno dove si deve passare da un'economia lineare, dove si prende, si consuma, si produce e si butta via, a una completa economia circolare. Proprio per minimizzare quelle che sono le perdite. C'è stato un ampio dibattito, una grandissima discussione in questi giorni, prima alla Camera, poi al Senato, sull'economia circolare, sul pacchetto delle direttive sull'economia circolare, perché in quel pacchetto esiste una catena del valore, dove esiste una necessità di riformare quelle che sono le politiche della gestione dei rifiuti, con le politiche di prodotto, con l'incentivazione dello sviluppo delle materie secondarie. Si deve andare verso il riuso e il riutilizzo, penso al famigerato decreto sottoprodotti, alla riduzione dei rifiuti alla fonte, provvedimenti che sono in fase di approfondimento nel Ministero e che i dati di ISPRA sono particolarmente preziosi proprio per indirizzare questi provvedimenti. Penso in particolare che ci sia la necessità di rivedere, riaggiornare il programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che ormai è datato, 2013. E contestualmente bisogna anche andare ad applicare in maniera più puntuale quelli che sono i piani regionali di prevenzione. E penso che il nostro Paese possa in questo tema essere davvero protagonista. Perché ci sono nel nostro Paese degli esempi chiari, concreti, tangibili di gestione sostenibile dei rifiuti. Penso alla differenziazione che c'è sul porta a porta, penso al riciclaggio, penso ai sistemi di tariffazione puntuale, penso al riuso, anche a molte politiche locali di prevenzione. Ma penso anche che l'Italia e in Europa sia leader nel riciclo industriale. C'è una forte e preparata industria di preparazione al riciclo, con un'industria manifatturiera che è già vocata di per sé stessa al riciclo. Ci sono degli esempi come l'uso dei maceri, gli esempi dei cascami in tantissimi settori, anche perché la nostra industria ha molto spesso puntato sull'innovazione. Il Presidente De Bernardinis prima ha citato due provvedimenti davvero fondamentali, uno quello del sistema delle agenzie, l'istituzione del sistema delle agenzie per legge, e ha citato anche l'altro provvedimento che ormai è quasi in fase conclusiva, che è quello del consumo del suolo. Secondo me dei primi accenni, magari timidi, sono stati fatti anche con il collegato ambientale, e in particolare voglio ricordare in questo contesto un articolo del collegato che riguarda i criteri
ambientali minimi sugli acquisti, perché gli acquisti pubblici sono il 19% del nostro PIL. Il fatto di parlare di acquisti pubblici e di inserire per tutte le stazioni appaltanti i criteri minimi ambientali per le gare, come quelle delle lampade, degli alimentatori, dei PC, degli stampanti, dell'illuminazione, del riscaldamento, del raffrescamento, è sicuramente un punto importante, perché punta anche al riuso, al riutilizzo, perché nell'ambito dei criteri questi temi vengono affrontati in maniera precisa. L'altro punto è l'innovazione tecnologica, dove come Italia su questi settori siamo davvero, davvero dei leader. Per concludere, io credo che il lavoro che abbiamo fatto sia appena iniziato, che come succede sempre per quanto riguarda le tematiche ambientali, ogni volta che si raggiunge un punto diventa un nuovo punto di partenza, non è mai un punto di arrivo, ma che noi ce la si possa fare. Il fatto di avere finalmente istituzionalizzato la fonte dei nostri dati, secondo me è un punto di partenza, un nuovo punto di partenza, ma è un grande punto di arrivo. Vi ringrazio. Grazie mille, grazie per aver sottolineato alcuni punti importantissimi. Credo che comunque sia un punto enorme da avere un punto di partenza, quindi come punto di partenza consentitemi di ringraziare tutti i colleghi delle agenzie che hanno collaborato alla stesura del rapporto, diciamo prima, ma soprattutto anche i miei colleghi di ISPRA, che tutte le mattine saluto passando nel corridoio e che tutte le mattine dalle 7:30 vedo, no, al computer a lavorare su diciamo queste altre cose importantissime che danno un contributo al paese significativo. Ci tenevo a dire questo prima che il direttore generale ci alludi, nel senso con i famosi dati dell'annuario, e quindi lo chiamo a fare la presentazione dell'annuario, del rapporto rifiuti speciali, rifiuti speciali 2016. Sottolineo alcuni punti, mi piacerebbe anche discutere come piccole pillole poi nella tavola rotonda, che è questo. Tenete conto che il rapporto rifiuti è un rapporto che si basa sul MUD, anche questo, o su modellistica, e quindi ha un anno di ritardo. C'è niente da fare, sono dati 2014, portati nel 2015 e presentati nel 2016. Allora questo su, in maniera concorde, arrivare a delle metodologie di tracciabilità, no? Di natura diversa, è fondamentale dal punto di vista del paese, al di là dei modelli, diciamo, di previsione o di stima. Allora credo che questo sia un altro dei punti che si lega all'illecito, no? Cioè la trasparenza e la possibilità sostanzialmente della tracciabilità diventa un elemento per noi fondamentale. Se noi i tempi saranno questi, perché i tempi sono correggere il mood, i tempi sono fare valutazioni su dati indiretti, di proxy e altre cose del genere, e avremo sempre questa difficoltà materiale. Quindi credo che questo sia un altro elemento sul quale riporre e portare l'attenzione della politica.